Quando mi hai chiamato, che mi hai detto che era c'era un museo, quando sono qui mi sono emozionato. Tu come ti chiami? Mi sono Gianni. Gianni. Il bar è aperto nel 1964 e noi sediamo qua, abbiamo un po' di caffè, birra, andavo a prendere i giornali, sigarette, facevo anche la spesa ai detenuti. Una cosa emozionante. Di che anni parli? Anni 80, perché io sono del 69, a fine anni 80. No, fine. E inizia negli anni 80. Negli anni 80, qui era ancora calcio? Sì. Quando ha smesso di essere? Non lo so, più o meno 84-85, mi sembra. Perché io quando ero piccolino proprio, perché mio padre... Hai sempre lavorato nel bar? Sì, c'è una foto anche sul pozzo. Là facevo un albero di prugni che è stato tolto. Nell'angolo? Facevo un albero. Forse si vede... C'erano le galline addirittura, i conigli, i detenuti, si crescevano, una cosa pazzesca. Qua facevano le docce, questa qua. E qua c'erano le... Ma perché qui era chiuso? Qui sì, non di fuori. All'esterno c'erano le docce? No, le docce come facevano, c'erano le galline a fianco, qua facevano invece cioè, le gambe quando venivano a fare le visite. Questa qua. Poi c'era il cavallone dei Tarantini, dei Paresi, poi c'erano le donne sopra anche. Sopra. Quindi c'era il direttore, Nicolino. Nicola. Perché ad oggi vuole ci sono le scale di un altro. E adesso pure, sì. Dove stavano? Sopra, questa parte qua. Poi facciamo i carabinieri. La caserma di Carabinieri, e quella era sempre la chiesa. Sì, quella era la chiesa, sempre. Sì. Noi il cavallone di Carabinieri, e questi dei paresi qua. Qua sono i paresi. Ah, quindi erano sempre delle celle, però con la camerata. Questa è camerata, questa qua, una e due. Si va dietro. Sì, bravo! Qua si va dietro, perché mi sono emozionato, perché da bambino proprio, questa è la tua camerata. No, qua si va giusto, per questa. Non c'era quella porta, forse si entrava da terra. Questa qua, fino a qua rimane. Questa esce fuori sulla strada, bravissima, sì. Questo è l'edificio dedicato a Pietro Localbo, che raccoglieva questo. Ma questo è proprio dopo. Tu lo conoscevi lui? Pietro Localbo, addirittura faccio io. Era una persona eccezionale. Ma lui stava qui poi? No. Dopo. Quando è diventato museo? Museo, bravi, sì. Ok. Bellissimo, una cosa spettacolare, bellissimo. Ma qui, che tu sappia, ci sono cose che riguardano la vostra attività di baristi, diciamo? No. O voi nel bar avete strumenti, diciamo, antichi? No, magari. Che la Gabriella, che è una delle ragazze che sta lavorando qua, che ha visto le campane che metti sulle tazze, ha detto che bello, perché infatti, non si usa la mattina, verso le 7 la mattina, portavo 20-30 caffè, tutta la mattina. A tutti, mi chiamavo la birra la sera, ma io qua non ero, diciamo noi non carcere, diciamo che era... Una comune. Infatti stavamo benissimo, stavano. Io mi sono trovato con un episodio quando scapparono via due detenuti, poi li presero subito un pochi 2-3 euro. Mi hai fatto funzionare veramente. Qualche giorno fa abbiamo scoperto che l'orafo Pasquale Carlucci si ricordava che la nonna era l'usciera del carico, quella che... Non sarà sicuramente non le Carlucci di cognome, ovviamente. Prima c'erano... Dopo c'erano che adesso sono diventati vigili, stavano le guardie, i secondi, che adesso non sono vigili urbani, e ci sono ancora. Ma io ti devo portare una foto, quando ero bambino, ce l'ho portata. Fantastico. Ti fa veramente piacere. Grazie a te. Ci vediamo, ciao. Grazie.